tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Mario ha ammesso di aver visto Igli uccidere Ismaele, ma di non aver potuto fare nulla per impedire l'omicidio perché è troppo lontano. Resta in gravi condizioni la turista 48enne che ha rischiato di annegare in mare nella zona dell'Arzilla Fano. A Fossombrone un detenuto rifiuta il trasferimento in un altro carcere e si scaglia contro le guardie carcerarie. Gli ospedali di Fano e di Pesaro si rifanno il look, i cantieri non si fermano, il prossimo anno sarà tutto diverso. Sul carnevale di Fano piovono soldi da Roma, il Ministero concede fondi per la manifestazione più antica della città, che questa sera festeggia la tessera numero 1000 della carnevalesca. Tra poco ci collegheremo in diretta con il nostro inviato in piazza 20 Settembre. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. È durato 4 ore e mezza la deposizione spontanea di Mario, che insieme ad Igli è accusato di omicidio del povero Ismaele Lulli di Sant'Angelo in Vado. Vediamo. Mario Mema, il 19enne albanese finito in carcere con l'accusa di omicidio premeditato in concorso per la morte di Ismaele Lulli, ha visto Igli Meta uccidere il ragazzo con una coltellata al collo, ma era a distanza di una ventina di metri e non ha potuto fare nulla. Né si aspettava che il chiarimento tra i due per una breve relazione tra la ragazza di Igli, Ambera, e Ismaele sfociasse nell'omicidio. Mario aveva chiesto, tramite il suo legale, l'avvocato Umberto Monti, di essere sentito dal magistrato. Un faccia a faccia nel carcere di Villa Fastigia a Pesaro, che è durato dalle 11:30 di questa mattina fino oltre le 4 del pomeriggio. Il 19enne ha sostanzialmente confermato quanto aveva detto in altri interrogatori, aggiungendo però qualche particolare in più in un racconto comunque ampio ed esauriente. Come l'aver assistito appunto all'omicidio. Mario era arrivato in macchina con Igli e Ismaele in località San Martino in Selva Nera dopo un messaggio di Ambera che gli dava appuntamento alla stazione degli autobus di Sant'Angelo in Vado, dove invece si erano presentati Igli e Mario. Una volta arrivati sulla sommità del colle, dominato da una chiesetta e da una croce di ferro, Igli ha chiesto a Mario di lasciarli soli. Il 19enne pensava che ci sarebbe stato un chiarimento, magari un litigio o una scazzottata per quella relazione con Ambera che ossessionava Igli. Nel suo racconto, Ismaele avrebbe accettato di farsi legare con del nastro adesivo per sottoporsi ad una specie di interrogatorio. Invece Igli si è chiesto a voce alta «Cosa devo fare?» e poi ha affondato la lama del suo coltello a serramanico nel collo di Ismaele. Mario ha ammesso di aver partecipato alla pulizia del luogo del delitto, poi di essere andato con Igli a lavarsi nel fiume. Sempre Igli, nel suo racconto, avrebbe inviato come depistaggio un SMS alla madre di Ismaele, in cui annunciava di voler andare a Milano per cambiare vita, per poi buttare il cellulare, un iPhone, del ragazzo ucciso nel fiume. Il giorno dopo la scoperta del cadavere erano arrivati i carabinieri per interrogare Mario e il giovane. Secondo il suo legale avrebbe fatto subito le prime ammissioni. Un racconto che al momento collima con i vari punti con quanto detto da Igli agli inquirenti, in particolare nell'escludere un ruolo attivo di Mario nell'omicidio. Secondo l'avvocato Monti non ci può essere dunque la premeditazione contestata dal PM Irene Lilliu, nel caso di Mario, che appunto non pensava ad una conclusione così sanguinosa. E per lo stesso motivo anche la concorsualità si può escludere, dice il suo avvocato. Sono invece già usciti dall'inchiesta altri due ragazzi albanesi che sarebbero stati in macchina con Igli e Mario prima di far salire il povero Ismaele. Resta ancora in gravi condizioni la donna di 48 anni ricoverata nel reparto di rianimazione del Santa Croce dopo aver rischiato di annegare all'altezza della spiaggia dei Cani tra l'Arzilla e Gimarra di Fano. I familiari della donna, giunti da Vittorio Veneto, città di residenza della 48enne, sono arrivati ieri mattina appunto al nosocomio fanese.
Per contrastare l'illegalità, la Guardia di Finanza aumenterà nel periodo estivo la presenza dei suoi uomini lungo la fascia costiera, in particolare nel tratto tra Gabicce e Fano. Saranno impiegate in mare 3 motovedette con dotazioni tecnologiche all'avanguardia, capaci di assicurare la tempestiva gestione anche di eventuali emergenze sanitarie. Si tratta di un ausilio concreto alla sicurezza in mare, assicurato da una forza di polizia insieme alla locale capitaneria di porto. E adesso andiamo a Fossombrone, dove un detenuto del carcere ha aggredito le guardie perché non voleva essere trasferito ad Ascoli Piceno. Vediamo. Voleva protestare contro il suo trasferimento nel penitenziario di Ascoli Piceno, così un detenuto albanese di 29 anni, con fine pena novembre 2017, ha deciso di dare in escandescenza al carcere di Fossombrone, iniziando a colpire i poliziotti con violenza, tanto che uno di loro ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. A darne notizia il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, che rinnova al Ministero della Giustizia Orlando e ai vertici dell'amministrazione centrale la richiesta di dotare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria di strumenti di tutela efficaci, come può essere lo spray antiaggressione già assegnato in fase sperimentale a Polizia di Stato e Carabinieri. Nicando Silvestri, segretario regionale del SAP, evidenzia che nel 2014 nelle carceri marchigiane si sono contati 96 episodi di colluttazione e 11 ferimenti. A Fossombrone c'è stato un ferimento, mentre i suicidi di detenuti sventati dai poliziotti sono stati 3 e 10 gli episodi di autolesionismo. Siamo alla follia, ha commentato invece il segretario generale Donato Capace. Questi inaccettabili atti di violenza andrebbero puniti con estrema severità. Non sono più tollerabili, ha detto. Capace poi torna a sottolineare come quest'ultima aggressione stia a significare che le tensioni e le criticità nel sistema dell'esecuzione della pena in Italia siano costanti e che a poco serve un calo parziale dei detenuti da un anno all'altro se non si promuovono riforme davvero strutturali nel sistema penitenziario e dell'esecuzione della pena nazionale, come ad esempio l'espulsione dei detenuti stranieri, specie quelli, dice, che ristretti in carcere italiani si rendono protagonisti di eventi critici e di violenza durante la detenzione. L'ospedale unico resta per ora un miraggio, intanto invece si lavora per ristrutturare alcune zone, alcune parti, alcuni ambienti di due ospedali, quello di Pesaro e quello di Fano. I lavori termineranno, secondo quello che si è appreso oggi, entro il 2016. I lavori strutturali dentro San Salvatore e Santa Croce sono connessi agli obiettivi e alla riorganizzazione aziendale concordati con la Regione e legati alle reti cliniche. Così Aldo Ricci, direttore generale degli ospedali riuniti Marche Nord, che ha illustrato i cambiamenti degli ospedali di Fano e Pesaro. A fare un'ampia panoramica dei cantieri è stato invece il direttore sanitario Alberto De Ales. Per quanto riguarda Santa Croce è in corso la ristrutturazione del reparto di ostetricia e ginecologia, che verrà attivato a marzo 2016 con 24 posti letto. Stesso discorso per Pesaro, che aprirà le porte del nuovo reparto in autunno. Sempre a Fano poi verrà completata e attivata a fine estate la nuova area donatori della medicina trasfusionale. Nell'area chirurgica invece da febbraio sarà attivo un nuovo blocco operatorio con 3 sale, di cui una adeguata con la radioterapia intraoperativa, mentre a maggio verrà attivato il nuovo polo endoscopico con 4 sale destinate alla attività di gastroenterologia, pneumologia, ginecologia e urologia. Previsti anche nuovi ambienti di front office e un'area per l'osservazione post procedura. A San Salvatore dovrebbe concludersi il padiglione F a settembre 2016 con l'attivazione del nuovo laboratorio analisi. Nello stesso mese potrebbe essere attivata la nuova struttura per la dialisi, che verrà ampliata di 100 metri quadrati con una sala tecnica di 18 posti letto più altri 2 dedicati agli acuti. Sono ripartiti a giugno, termineranno a dicembre del prossimo anno i lavori per completare la nuova palazzina. Sarà un'area moderna che ospiterà le attività ambulatoriali polispecialistiche, l'anatomia patologica, nuovi studi medici, una zona centralizzata dedicata agli spogliatoi e un magazzino. Nello stesso mese Emodinamica lascerà il seminterrato per trasferirsi al secondo piano del padiglione C. Il prossimo marzo poi verrà attivata la terapia intensiva post-operatoria con 8 posti letto,
mentre la procreazione medicalmente assistita sarà operativa da gennaio nel presidio di Muraglia. Modifiche però sono previste anche nelle zone esterne dei due ospedali, con una cura nei dettagli in stile anglosassone, come spiegato dall'architetto progettista Alberto Giangolini. Verranno inseriti nuovi elementi in grado di creare una sensazione di pace e serenità attraverso piante morbide, sinuose e fiorite, oltre a sedute, arredi e percorsi integrati con la vegetazione, una tecnica che tiene in considerazione sia la facilità di manutenzione che il contenimento dei costi. Un incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 in Viale Vittorio Veneto a Fano. Coinvolti nello scontro un furgoncino e una Fiat 500. Per fortuna non ci sono feriti. Adesso gli esuberi alla Saipem, si parla di 9.000 posti di lavoro a rischio. Questa mattina il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi ha presentato una mozione per chiedere l'intervento urgente del presidente della Giunta e un confronto con l'azienda e il gruppo Eni. Tutela dei lavoratori e mantenimento delle sedi di Fano della Saipem al centro di una mozione che vede come primo firmatario il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi. L'atto è stato sottoscritto anche dal presidente del gruppo PT Busilacchi e dai consiglieri Biancani, Talè e Traversini. Nei mesi scorsi, con l'impegno a più livelli e la mobilitazione congiunta di istituzioni e forze sociali, sembrava scongiurata la cessione del controllo aziendale da Eni ed operatori stranieri, che avrebbe provocato il rischio di gravi ricadute sui livelli occupazionali. Ma nei giorni scorsi, come viene fatto presente nella mozione, dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato Saipem, Stefano Cao, si è appresa l'esistenza di un piano di risanamento e rilancio che comporterà una trasformazione dolorosa ma assolutamente necessaria per permettere all'azienda di continuare ad essere leader sul mercato. Questo nuovo scenario dovrebbe determinare una razionalizzazione del portafoglio gli ordini della società, risparmi superiori a 1 miliardo di euro e una riduzione della forza lavoro di 8.800 persone. Già dal 1 di agosto 110 lavoratori saranno ceduti da Saipem ad un'altra società del gruppo Eni. Oggi arriva una doccia gelata molto brutta, pesante. La sede di Fano ha 1.200 dipendenti e per noi non è accettabile che possa succedere che Saipem possa privarsi di 8.800 persone. Questo vuol dire che noi dovremo mobilitare tutti i livelli istituzionali e proprio per questo ho presentato insieme ad alcuni colleghi una mozione per portare la vicenda sul tavolo del Consiglio regionale, perché anche il Consiglio regionale si dovrà occupare di questa importante vicenda che riguarda l'economia della nostra città, riguarda l'economia di Fano, riguarda la qualità di una sede che dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista della progettazione è un punto di riferimento a livello mondiale e quindi non può essere persa. E quindi a livello regionale chiediamo l'impegno della Giunta regionale ad aprire un tavolo con l'azienda, con l'Eni e con Saipem perché possa essere scongiurata la possibilità della chiusura di Fano, che il personale di Fano possa essere trasferito altrove. Tra l'altro ci sono già dei passaggi in corso che andranno in essere nei prossimi giorni e anche un coinvolgimento delle altre regioni. Non possiamo assolutamente rischiare che anche Saipem possa creare dei disagi dal punto di vista occupazionale. Ad intervenire sull'argomento è stato anche il sindaco di Fano Massimo Seri. L'amministrazione comunale, infatti, consapevole dell'importanza che la sede fanese ricopre nel territorio, ha già organizzato diversi incontri sia con i parlamentari eletti della zona, sia con i lavoratori stessi per capire la situazione e per trovare insieme possibili soluzioni. Siamo in continuo contatto con i sindacati, ha detto il primo cittadino, e siamo supportati dall'attenzione e dalle sensibilità del nuovo Consiglio regionale del presidente Luca Ceriscioli. Fano è un polo d'eccellenza, ha concluso, e rappresenta un'occupazione altamente qualificata a cui Saipem non potrà sicuramente rinunciare. Nella giornata di lunedì 10 agosto, dalle 5 del mattino in poi, verranno effettuati i lavori di pulizia all'interno del parcheggio dell'ex caserma Paolini. Al fine di consentire i lavori nel piazzale è stata emessa l'ordinanza di divieto di sosta con rimozione nelle giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 agosto, dalle ore 21 alle 7 del mattino.
Il centrodestra fanese torna all'attacco e lo fa per contestare gli investimenti annunciati dal sindaco di Fano Massimo Seri, investimenti di 15 milioni di euro. Fronte unito di Forza Italia, la tua Fano e Progetto Fano questa mattina per replicare con forza le affermazioni del primo cittadino di Fano sugli investimenti fatti in questo primo anno di amministrazione e in merito al comunicato a firma PD che etichettava la minoranza come inconsistente e priva al suo interno di interlocutori seri. È una giunta che aveva preannunciato un calendario estivo già da dicembre per poter vendere Fano come prodotto con pacchetti turistici interessanti e poi ha stravolto completamente questo calendario di eventi, cancellando i due più importanti eventi della stagione estiva di Fano, ovvero la Fano dei Cesari ed il Carnevale estivo. Io capisco le difficoltà di un sindaco che opera in un momento particolarmente difficile e in una città complicata. Capisco le divisioni interne di questa maggioranza che non gli concede nulla al sindaco e non lo fa governare su niente, il PD in primis, però da questo a venire a dire che in un anno hanno realizzato più opere di noi in 5 anni, poi le elenca e non ce n'è neanche una se non un ripascimento, diciamo, di Ghiaia, Sassonia che si fa ogni anno, ecco, credo che questo vada in qualche modo denunciato. È ora invece che questa amministrazione cominci ad affrontare per davvero i problemi di questa città ed esca un attimo dalle sue incongruenze interne e dalle sue lotte interne. In merito a queste affermazioni e sugli investimenti fatti ed in itinere è intervenuto il capogruppo PD Cristian Fanesi. Sono tanti gli investimenti che faremo, che stiamo facendo. Tutto questo irrita molto gli ex amministratori, ci rendiamo conto, ma noi andiamo avanti con l'orgoglio di chi sa di lavorare perché Fano si rimette in moto dopo l'immobilismo di 10 anni, e lo facciamo anche con l'umiltà di chi sa dire e parlare con la gente e sa ammettere anche i propri errori. Agli ex amministratori invece vorrei dire che è colpa loro, ci hanno lasciato le macerie in questa città, ci hanno lasciato addirittura i conti da pagare, come se ad esempio per la strada di Terquartieri, che hanno appaltato gli ultimi anni della loro amministrazione, i cui, diciamo, costi sono tutti in carico all'attuale amministrazione e che ovviamente questi costi condizionano enormemente le attività, le opere che vorremmo fare anche per il recupero urbano, gli asfalti in primis, che invece non possiamo fare perché dobbiamo pagare i conti che loro ci hanno lasciato. E se alcune delle manifestazioni, come abbiamo visto, sono più importanti della città, sono saltate, per fortuna invece è in programma il prossimo fine settimana la Festa del Mare. Vediamo i dettagli. Corona a mare! È come sempre una festa, con gli appuntamenti sportivi, come la nuotata longa o le mostre tematiche, ma è anche un momento solenne, con celebrazioni e ricordi di gente che il mare l'ha vissuto e affrontato in tutta la sua forza e impetuosità, e alle volte, purtroppo, non ce l'ha fatta. Giunta la sua 56esima edizione, la Festa del Mare, il tradizionale appuntamento estivo, serve per commemorare i caduti del mare e quelli della tragedia del Fortunale del 1964, dove perirono 4 marinai fanesi. Rappresenta quest'anno anche un'occasione per commemorare il sommergibilista fanese Giovanni Franchini in occasione del centenario della Grande Guerra, perito a bordo del sommergibile Nereide proprio nell'agosto del 1915. Oltre questi momenti sacri c'è il periodo ricreativo, ludico, che culminerà con i fuochi d'artificio delle 24, un piccolo buffet dopo la cerimonia, stand gastronomici, ristoranti che aderiscono a questa iniziativa, e quindi sono 2 giornate molto belle a cui partecipano in genere tanti cittadini, e noi invitiamo tutti i turisti a stare con noi. Le celebrazioni inizieranno alle ore 9 di domenica prossima con la deposizione della corona presso la statua della Tempesta e la celebrazione della Santissima Messa da parte del Vescovo Armando Trasarti al Monumento ai Caduti. A seguire poi la toccante cerimonia della deposizione della corona in mare. Ci sarà maggiore enfasi per il momento della
cerimonia così del getto della corona in mare attraverso due imbarcazioni. La comandante ha espresso il desiderio di avere un'imbarcazione più consona al rito e quindi c'è stata la disponibilità del proprietario del Caico di mettere a disposizione questo vascello che ha un pubblico più contenuto, però l'altra imbarcazione, quella più grande, ospiterà fino a 200 cittadini che vogliono seguire il rito in mare. Poi ricordiamo che c'è la nuotata lunga anche tra gli eventi sportivi che caratterizza questa giornata, insomma. E in concomitanza con la festa del mare, domenica 2 agosto torna la nuotata lunga organizzata dall'Associazione Sportiva Fanu Fortuna Nuoto. Lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti e per la 44esima edizione verranno effettuate due manifestazioni, una riservata ad agonisti e master con partenza alle ore 17 ed una riservata invece ai nuotatori amatori che ogni anno si aggregano alla carovana della nuotata lunga. Nell'occasione delle premiazioni alle 21.15 alla Cavea del Lido, l'assessore allo sport Caterina Del Bianco consegnerà dei riconoscimenti ad atleti delle società che hanno ottenuto importanti successi nelle ultime competizioni. E a proposito della festa del mare, siamo ormai praticamente ad agosto e le aiuole, guardate queste immagini, le aiuole di Sessonia Fano versano ancora in uno stato di profondo abbandono, come dopo i lavori di ripristino della camminata. Alcuni segnalatori, alcuni telespettatori ci hanno segnalato appunto questo degrado e noi siamo andati a vedere, ed ecco il biglietto da visita che è sotto gli occhi di tutti. Gli spettacoli, la donna nella canzone italiana del Novecento, è il titolo del concerto che i Tubi Lungimiranti, insieme a Maria Flora Giammarioli, presenteranno in scena alla Corte Sant'Arcangelo domenica prossima. La sua condizione, i pensieri e le provocazioni e le sue aspirazioni, la donna raccontata attraverso i testi, le musiche e i racconti del Novecento, rispecchiando l'immaginario collettivo italiano, un'analisi approfondita ed attenta dei costumi di una società con una visione penalizzante della figura femminile. Questo ed altro nel concept concert dei Tubi Lungimiranti con la voce narrante dell'attrice Maria Flora Giammarioli, che andrà in scena alla Corte Sant'Arcangelo lunedì 3 agosto. E abbiamo visto come c'è un'idea della donna che viene espressa dai compositori delle canzoni, dai parolieri delle canzoni, che non fanno altro che riflettere l'immaginario comune, interpretarlo, anche assecondarlo magari per comodità, per vendere meglio le loro canzoni. E quest'idea di donna dall'inizio del secolo fino specialmente agli anni 70 ha conosciuto un'evoluzione che è andata di pari passo con il movimento di liberazione della donna e dell'accrescimento dei diritti civili. Questa riflessione ci ha fatto capire che era molto bello poi presentarlo cantando queste canzoni, eseguendole al meglio, cercando magari di riarrangiare brani vecchi in maniera più attuale. D'altra parte il mio gruppo, i Tubi Lungimiranti, è un gruppo in origine beta, adesso in pratica è un gruppo rock, e chiaramente l'impronta è molto moderna, però il senso delle canzoni, soprattutto il senso delle parole delle canzoni, non è mai cambiato e quello resta. E riflette appunto la società, il momento sociale in cui queste canzoni sono nate. L'assessorato alla cultura del Comune di Fano ha affidato attraverso un bando di gara la gestione e manutenzione ordinaria del bastione San Gallo ad un gruppo di associazioni del territorio che si impegneranno per il rilancio culturale di questo bene monumentale. Da sabato 1 agosto fino al 15 settembre il bastione San Gallo sarà quindi aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 19 alle 23. La Città della Fortuna si conferma capitale degli scacchi ed è pronta ad ospitare dall'1 all'8 di agosto il quarto Festival Internazionale Mare di Fano. Un festival internazionale a cui partecipano anche dei grandi stranieri provenienti dagli Stati Uniti, provenienti dalla Norvegia, dal Kazakistan, dalla Bulgaria, dall'Ungheria, e sono giocatori di primo livello. Il numero uno del tabellone è Andriy Vovk dell'Ucraina, che all'ultimo europeo è arrivato quinto assoluto tra ben 200 grandi maestri. Quindi la manifestazione è veramente internazionale e abbiamo cercato di invitare dei giocatori di assoluto valore. Il torneo dura per tutti una settimana dall'1 all'8, non è eliminazione ma tutti giocano 9 gare. Queste vengono
vengono svolte principalmente alla mediateca, nella sala ipogea al primo piano, e ci sono altre attività scacchistiche durante l'arco della settimana di valore, come la simultanea con il grande maestro e le lezioni con una giovane star italiana di 14 anni, Moroni, che vengono svolte presso il chiostro di Sant'Agostino, la sala capitolare e la cerimonia di premiazione nella Pinacoteca San Domenico. In questo modo la manifestazione, oltre che avere un carattere sportivo, riesce a dare un'impronta turistica alla città di Fano, portando tutte le famiglie per un lungo periodo, a dare una visibilità nazionale e internazionale all'estero, e contemporaneamente riusciamo a valorizzare il centro cittadino mettendo in mostra quelle tre sedi di cui abbiamo appunto già citato e che sono un'occasione appunto per mostrarle ai turisti. In piazza 20 settembre sta per avere inizio la festa per il tesserato numero 1000 dell'ente carnevalesca, piazza 20 settembre che piano piano si sta animando, e con Davide Cecchini che è lì presente per noi ci colleghiamo e vedete siamo in diretta alle 20:56 minuti. In questo momento sta calando il buio, si sta facendo 20:56 minuti. Vai Davide. 20:56 minuti, siamo in diretta da piazza 20 settembre, come vedete appunto dal grande campanile, siamo in direttissima e siamo qua con i protagonisti di questa grandissima serata, che è appunto questa grande festa per i 1000 dell'ente carnevalesca. Allora sono in compagnia, tutti lo conoscete, Luciano Cecchini, presidente dell'ente carnevalesca, ma soprattutto sono in compagnia di colui che animerà tutto quanto, si può dire il numero uno delle orchestre in Italia, Gianmarco Bagutti. Gianmarco, allora faccio parlare prima al presidente perché fa gli onori di casa. Certo. Allora presidente, una grandissima serata questa che sta per partire, perché ancora qua ci stiamo solo scaldando, perché tutte le persone intanto si stanno cenando a casa, perché poi con calma possono venire, perché qua dalle 21:30 in poi inizierà tutto. Esatto, è tutto pronto, la piazza si sta riempendo, vi ricordo che anche il grande parcheggio dell'ex caserma rimarrà aperto fino alle 3 di notte. Se potete venite tranquillamente a piedi o anche in bici, lasciate pure le macchine a casa. Alle 21:30 grande serata con l'Orchestra Italiana Bagutti. Vi ricordo, cari soci, di portare la tessera con voi, perché è iniziata la distribuzione della maglietta ricordo appunto dell'evento, e assieme vi sarà dato anche il coupon, così potete avere una bevanda gratuita grazie alla collaborazione degli esercizi pubblici qua della piazza. Che dire, la soddisfazione è tanta, non solo mia, ma di tutto il direttivo dell'ente carnevalesca, per questa meravigliosa serata qua in piazza 20 settembre, dove ogni anno nasce e muore il nostro carnevale. Quindi una grande soddisfazione, siamo partiti, abbiamo superato i 1000 alla grande e andiamo avanti così. Tutti i fanesi che sostengono il carnevale sono con noi, la serata è libera, completamente libera per tutti, non si paga nessun tipo di ingresso. Che dirvi, non mancate a questa meravigliosa serata d'estate con noi dell'ente carnevalesca. Grazie, grazie presidente, ritorno da Gianmarco. Ecco, se possiamo far vedere così con un piccolo colpo d'occhio che cosa hanno provato a montare, se riusciamo a girare un po', a ruotare, facciamo vedere insomma che cos'è Bagutti, perché un conto è dirlo e un conto è vederlo. Tante persone sono accorse oggi in piazza, sono rimaste così un po' stupite, Gianmarco. No, ora è tutto il buio però, lo spettacolo deve ancora iniziare, quindi non poi possiamo svelare. No, fino alle 21:30, 35, 40. Io aspetto tutti gli amici in piazza, per me è un piacere, un onore arrivare qui, è una zona che non ci veniamo tanto e quindi è un motivo in più per venirci ad ascoltare, quindi vi aspetto veramente. Ecco Gianmarco, una piccola curiosità, visto che siamo proprio in diretta con i nostri telespettatori, dacci un po' di numeri, quanto è grosso questo palco, perché è incredibile, avete riempito tutta la piazza. Sono 32 metri di larghezza per 9 metri di altezza. Tanto schermo LED, tante luci, tanti apparecchi audio, tanta roba. Grazie mille Gianmarco, ti facciamo andare a cena perché ti abbiamo rubato proprio per mangiare. Grazie mille, gentilissimo. Ti aspetto, grazie a voi. Allora, noi invece non vi salutiamo, proprio l'ultimo minuto vogliamo parlare con il vicepresidente Leonelli, perché ha qua la maglia ufficiale di questa serata. Buonasera a tutti, questa è la maglietta che riceveranno tutti i soci questa sera, che si presenteranno sotto il pupo del Bugiardone mostrando la tesserina, avranno in omaggio
questa maglietta tiratura limitata, unica, irripetibile. Parla molto chiaro. Parla molto chiaro. Chi non ci crede stia a casa. Allora, tutti pensavano che a mille soci, appunto Leonelli, lui che curava un po' il tesseramento, non ci arrivava, invece questa è una bella soddisfazione. Allora, questo dimostra che con l'impegno di tutti, il Fanede, la cittadinanza, ci tiene al carnevale, chiaro. Cioè, 10 euro è vero che sono o non sono, però li hanno spesi tutti volentieri per il carnevale. E questo è una soddisfazione enorme, perché se consideriamo che su 60.000 abitanti, 30.000 famiglie, siamo contenti. Siamo contenti. Grazie mille. E un'ultima cosa. Questa sera, per tutti i soci e non solo i soci, ci sarà la torta di Guerrino che con il logo I love Carnevale di Fano. Il Carnevale di Fano è anche dolce da gustare, dare, quindi il dolce non mancherà. E poi che festa sarebbe senza la torta? Allora, questo è un invito molto chiaro. Ritorniamo con alle nostre spalle il Bugiardon che ci guarda dalla piazza. Allora, qua sta per partire, siamo in direttissima, sono le 21, tra circa mezz'ora comincerà ad arrivare tantissime persone, l'orchestra inizierà, la lotteria come abbiamo detto, la torta, insomma tante sorprese, soci e non, tutti in piazza 20 settembre, lì nello studio. Grazie Davide, grazie, buon lavoro, anche perché naturalmente con le nostre telecamere seguiremo, non in diretta ovviamente, ma seguiremo e realizzeremo uno speciale che vi trasmetteremo nei prossimi giorni. Dunque 21.01, il nostro telegiornale sta per chiudersi, sta per chiudere. Allora, prima una breve di sport, poi vedo che c'è una notizia di cronaca che vi darò tra un istante. Allora, intanto per quanto riguarda lo sport, al via la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Serie D dell'Alma Juventus Fano, prezzi invariati per chi si abbona entro il 20 di agosto. Poltronissima 250 euro, tribuna centrale 200, la gradinata 120 euro e la curva 80 euro. Per tutti coloro che invece si abboneranno dopo il 20 di agosto, i prezzi subiranno un leggero aumento, li potete vedere più o meno, siamo tra i 40-50 euro. Insomma. Poi per i primi 500 abbonati in regalo uno scaldacollo della squadra. Mentre per quanto riguarda la cronaca, una notizia che ha battuto l'agenzia ANSA in questo pochi minuti fa, un uomo di 43 anni, Francesco Di Leo, originario di Bari ma residente a Pesaro, si è dato fuoco con una bottiglia di benzina nell'atrio del Tribunale dei Minori di Ancona e adesso si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Torrette. Di Leo, affidato in prova ai servizi sociali dopo un periodo di detenzione per problemi di droga, stava per essere allontanato dal figlio, un bambino di pochi anni che i giudici minorili volevano affidare ad un'altra famiglia dopo un precedente tentativo di suicidio del padre. E questa era davvero l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che tra poco andremo in onda con uno speciale aspettando in gir per Fan e poi da un'orchestra all'altra, un'altra bella orchestra che vi faremo vedere tra pochissimo, il grande evento per chi ama la musica liscio. Occhio alla notizia finisce qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.